Ciao a tutti, buongiorno Luigi, Atreship. Mi raccomando, dateci un like, seguiteci sul canale YouTube, sui social, se avete domande o se volete che qualche argomento di vostro interesse venga trattato, scriveteci anche quello e vedremo certamente di accontentarvi quanto prima. Oggi volevo capire con voi che cosa pensate, della vicenda della Skipper, della Banco Popolare. Banco Popolare è uno degli sponsor che da 30-40 anni sponsorizza regate intorno al mondo, la Vendée Globe non solo, è uno sponsor molto forte. In Francia la vela è un po', non dico come il calcio da noi, ma come il MotoGP, se vogliamo, comunque quasi come il calcio, cioè centinaia di migliaia di persone che seguono l'evento, centinaia di migliaia di persone che seguono le avventure dei vari skipper che fanno queste regate, e quindi anche gli sponsor sono sponsor di una certa caratura. E Banco Popolare è forse lo sponsor più noto, perché è anche uno sponsor storico che segue, che ha sostenuto diverse Vendée Globe, non solo, diverse barche, e che improvvisamente ha deciso di sbarcare la skipper Clarisse Clément. Clarisse Clément che, se vogliamo, aveva finito la Vendée Globe precedente, e questa Vendée Globe, in realtà, cosa è successo? Che allora lei ha finito la Vendée Globe. Aveva annunciato che sarebbe rimasta, che avrebbe avuto un figlio che è arrivato nel novembre del 2022, e lo sponsor, Banco Popolare, dice che siccome è cambiata la normativa, per cui prima chi finisce, chi ha i regolamenti, diciamo, della regata, chi prima arrivava in fondo alla regata precedente di diritto poteva accederci, mentre adesso per accedere devi comunque fare un tot numero di miglia di regate in oceano, perché altrimenti non puoi partecipare alla regata successiva. Questo per dare anche più spazio, ma questo poi potrebbe aprire un altro capitolo. Ha delle barche nuove, che un terzo delle barche della flotta sono barche nuove, no? Per dare spazio, si dice, all'interno del regolamento, a quello che è l'innovazione. Bon, per farla breve, sulla base di questo, Banco Popolare dice che ha avuto una figlia, quindi non può. Non ci sono più i presupposti, quindi dovremmo, nostro malgrado, cambiare cambiare skipper. E invece Clarissa ha fatto un post su Facebook, nel quale dice che è stata sbarcata, e adesso vediamo se lo trovo. E lei dice: no, però c'era tutto il tempo fino al 2024 per fare, perché c'erano altre 3 o 4 regate oceaniche, con le quali avrei potuto avere i punti, raccogliere i punti necessari per rimanere al mio posto alla Vendée Globe, no? Quindi avevo tutta la volontà, nonostante la maternità, di rimanere al mio posto, di fare tutto quello che era necessario, però questa maternità mi ha impedito di partecipare a quelle regate. Potevo partecipare alle altre perché c'erano ancora 2 stagioni complete, 4 regate transatlantiche, e quindi ero organizzata per ritornare al massimo. L'organizzazione della Vendée Globe si scusa, ma chiaramente Globe dice: no, non possiamo fare niente, le regole sono queste, non dipende da noi. Questa è stata un po' una crisi di comunicazione, perché poi si è alzata un'onda di malcontento che va al di là del caso singolo, perché si è posto proprio un problema generale in Francia e non solo, per garantire quelle che sono le pari opportunità. Cioè, anche se quello della Skipper può non sembrare un lavoro, ma è un lavoro, e una skipper che diventa mamma deve avere le stesse opportunità di fare lo skipper come un uomo. Oppure dobbiamo dire: se tu fai la skipper e vuoi partecipare alla regata, non puoi diventare mamma. E i regolamenti sportivi sono adeguati o non sono adeguati? Cioè, si è aperto un mondo. Adesso non so voi cosa ne pensiate, ma certamente
l'onda di sdegno, la crisi di comunicazione, diciamo così, che ha avvolto questa vicenda, che è stato un boomerang enorme per Bon Popolare, che appunto sono 30 anni, 40 anni, che investe nella vela oceanica, è stata tale che pare che, adesso vedremo come andrà a finire, ma nel momento in cui sto facendo questo video, pare che stia pensando di ritornare sulla sua posizione, ed effettivamente se Clarisse riesce a raccogliere i punti, a fare queste Clarisse Monca, poi una skipper bravissima, una skipper che ha fatto video YouTube, una skipper che ha preso un po' nell'immaginario il posto della Ellen MacArthur, no? La famosissima Ellen MacArthur, quella che era stata salvata da Soldini 20 anni fa. E quindi voi, alla fine, no, c'è un problema appunto di pari opportunità, c'è un problema di una donna che vuole fare lo skipper, che annuncia in piena trasparenza: voglio far la mamma, cioè sarò mamma, non voglio far la mamma, sarò mamma, e a novembre diventa mamma, che ha tutto il tempo di recuperare, a detta sua, ma che ha tutto il tempo di raccogliere i punti con le altre regate atlantiche, o meglio oceaniche, per poi essere in regola, che si trova a sbattere contro un regolamento che, pur essendo finisher, cioè pur essendo arrivata in fondo alla Vendée Globe precedente, non è di diritto accettata, e con uno sponsor che, invece che darle la possibilità di riuscire a rimettersi in pari, perché nel suo post dice: c'era tutto il tempo, io avrei lavorato per rimettermi in pari in accordo con quelli che sono i regolamenti, e decide di sbarcarla. Io credo che se si parla di pari opportunità, credo che ci sia poco da dire, e credo che sia assolutamente necessario considerare tutto quello che è possibile considerare al fine di arrivare veramente a una parità e alle pari opportunità anche all'interno del mondo della vela. Quindi ben venga un caso come questo, che serve ad accendere i riflettori su un problema che non riguarda soltanto la vela, ma potrebbe riguardare un manager, donna che diventa mamma, che magari viene allontanata dal suo posto di lavoro, o gli viene soppiantata da qualcun altro, perché l'azienda ritiene che, avendo un figlio, non possa partecipare appieno a quelle che sono le sue funzioni, perché poi questo è il problema e la problematica. Ma qua mi fermo, non voglio entrare nel merito, ognuno tragga le proprie decisioni. Come ho detto, pare che Ban Popolare stia ritornando sui propri passi, quindi forse tutta l'onda di emozione, di sdegno che questa cosa ha provocato, un effetto lo ha portato, e certamente i riflettori che si sono accesi servono ancora una volta per riflettere, parlare su quelle che sono le pari opportunità, e questo certamente è positivo. Ciao.